Peraltro penso, mi piace mettere dei puntini sulle i, ne metterei subito uno a chi mi ha presentato or ora, perché non è giusto rimuovere le responsabilità di chi attaccò Falcone in vita, soprattutto di chi lo attaccò con insinuazioni o accuse infamanti. Però non è neanche giusto dire la magistratura. Io ho avuto tra i miei migliori amici, a cominciare da Giovanni Falcone, uno è seduto qui in prima fila, alcuni tra quelli che considero i migliori magistrati italiani, con altri ho polemizzato duramente, però non faccio confusioni con categorie, sono nomi e cognomi, persone. Meritano tutto il mio rispetto e anche l'affetto e l'amicizia, ed altre che, a mio parere, non pretendo di essere un pulpito che fulmina verità e che scomunica chi non la pensa come me, però se posso recare testimonianza lo faccio come un dovere, a me, di rinfrescare la memoria, e per quelli che non conoscono. Tu hai detto non ho bisogno di presentazioni, anche questo dipende dall'età. Sopra i 35 non ho bisogno di presentazioni, per molti ragazzi sono un illustre sconosciuto, come è logico che sia. Tempo che con tutti tiranno obbliga a questo esercizio di memoria. Innanzitutto io sono stato un allievo di Giovanni Falcone. Non avrei capito cos'era la Cosa Nostra. Falcone la chiamava così e io gli chiesi: ma la mafia? Dice: no, la mafia è un fenomeno molto vasto, ampio, un fenomeno storico che ha significato cose diverse e persino opposte nel corso della sua esistenza. È stato a sostegno del ribellismo siciliano verso occupanti stranieri, quindi quasi una cosa positiva, ed è stata anche la mafia dei campieri, cioè una sorta di soldataglia privata al servizio dei possidenti contro i contadini. Tutta questa storia di mafia c'entra abbastanza poco con Cosa Nostra del 1900, a partire dagli anni 30, dagli anni 20, da Al Capone. Questa lezione precede il mio incontro con Falcone. Voi saprete, basta aver visto qualche film o telefilm americano, che l'FBI, il Federal Bureau of Investigations, l'agenzia federale, noi diremmo nazionale, di investigazione, nasce proprio per reagire all'impiantarsi, all'installarsi New York, New Jersey, a Chicago, della mafia siculo-americana. Di fronte a una criminalità organizzata, gli americani, che sono gente pragmatica, mettono insieme una squadra, in cui c'erano funzionari del tesoro, e si scoprirà che saranno i più importanti, perché inseguendo le tracce del denaro riusciranno a incastrare Al Capone per frode fiscale, insieme con poliziotti sperimentati, avvocati, gente di legge, creano un primo nucleo, il più famoso e più bello che raccomando di vedere, si chiama The Untouchables, gli intoccabili. Gli intoccabili erano gli agenti dell'FBI, nel senso che capiscono che se si deve affrontare la criminalità organizzata, cioè un tipo di criminalità che ha al suo interno un gruppo di killer in grado di sgominare bande rivali e di impadronirsi all'epoca del contrabbando di alcolici, in grado di proteggersi anche di fronte ad eventuali attacchi della polizia. Già lì si vedeva la sproporzione delle forze, fino a che non si forma e non si struttura l'FBI.
da una parte un'organizzazione criminale affiatata e legata da vincoli di sangue, tutti siciliani, vincoli etnici. Mi racconterà Falcone molti anni dopo che una delle ragioni per cui aveva conquistato la fiducia dell'FBI, ormai consolidata negli Stati Uniti, era che, e del Dipartimento di Giustizia, ma l'FBI è una struttura che all'interno sia un'ala, diciamo, militare, e dall'altra parte ha un'ala legale, fatta di avvocati, che non solo conduce le inchieste e compie operazioni con la forza, usando la forza legale, in quanto magistratura, ma sostiene poi i propri processi nel dibattimento, ed era riuscita, poi riuscirà a varare una legislazione che più volte è stata riformata e ritoccata, ma che data dalla fine degli anni 30, e ultimamente si è chiamata RICO, è l'acronimo che simboleggia l'opera di sostegno alle vittime della Cosa Nostra, di indagine e di processo. Quindi è struttura di polizia insieme magistratura, l'FBI, cosa che è possibile nell'ordinamento americano dove il ministro della giustizia è contemporaneamente il general attorney, cioè è il procuratore generale, è quello cioè che istruisce i processi, è il vertice dell'amministrazione giudiziaria ed è una polizia specializzata in compiti interni di contrasto alla criminalità organizzata. Mi ha sempre colpito questa vicenda dell'FBI, ho ripescato una vecchia relazione sull'Avanti, pubblicata dall'Avanti, lo segretario di fatto della PSI, con Craxi presidente del Consiglio, era stato assassinato un magistrato, dedicammo una riunione della direzione. Io lanciai forse il tempo che anche in Italia si comincia a pensare a creare una struttura come l'FBI.